Benvenuti a questo appuntamento con Senior News, vediamo i titoli. Cala l'aderenza alla terapia negli anziani, l'indagine di Senior Italia. Insufficienza cardiaca, condizione cronica che si può tenere sotto controllo con farmaci e pacemaker. Medicina riabilitativa, ripartire dalla telemedicina e rafforzare l'assistenza domiciliare integrata. Con la pandemia, più abusi su anziani, l'allarme dei geriatri. Il 43,7% degli over 65 non assume regolarmente i farmaci che gli vengono prescritti dal medico, spesso per dimenticanza, per scarsa conoscenza dei benefici collegati alla terapia e dei rischi conseguenti alla sua interruzione, oltre che per mancanza di un aiuto pratico. È quanto emerge da un'indagine realizzata da Senior Italia Federanziani. Secondo il presidente Roberto Messina, occorrono nuove forme di supporto per migliorare la presa in carico del paziente e l'aderenza terapeutica, sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie. L'insufficienza cardiaca è la condizione nella quale il cuore non riesce a pompare una quantità di sangue sufficiente a tutti gli organi e le parti del nostro corpo. Interessa oltre il 5% delle persone che hanno più di 70 anni. Si tratta di una condizione cronica che deve essere seguita e curata per tutta la vita. Nella gran parte dei casi è una condizione cronica, però è una condizione cronica in cui il ruolo del medico e di una buona medicina sono fondamentali per migliorare la prognosi e anche la qualità della vita, anche perché di recente ci siamo attrezzati con farmaci che sono estremamente efficaci nel migliorare la prognosi dei pazienti anche con insufficienza cardiaca. Abbiamo quattro categorie di farmaci che debbono essere utilizzati nei casi di insufficienza cardiaca più avanzata, debbono essere utilizzati in maniera globale. Meglio li utilizziamo alle dosi più appropriate, nella maniera più completa possibile, migliore la prognosi dell'insufficienza cardiaca. E poi, oltre ai farmaci, abbiamo anche dei device, dei particolari pacemaker, che hanno lo scopo di risincronizzare la contrazione cardiaca. Telemedicina e rafforzamento dell'assistenza domiciliare integrata nelle terapie riabilitative per gli over 80. Queste le priorità da cui ripartire, secondo la Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, in questa fase post-Covid. Sentiamo. Bisogna ripensare al sistema dell'assistenza, in modo che questo sia adeguato a delle nuove esigenze per gli anziani, delle esigenze che sono cambiate dopo il Covid. È necessario incrementare l'assistenza al domicilio, incrementare la telemedicina e la teleriabilitazione, anche se non sempre con la teleriabilitazione si riesce ad avere quel calore, quel contatto umano che solo attraverso un rapporto in persona si può avere. È necessario riattivare poi dei percorsi di cura ambulatoriali riabilitativi, i day hospital per gli over 80. Ed è, e qui sottolineo il fatto, importante andare a implementare quei percorsi riabilitativi al domicilio, andando a rinforzare i servizi di attività domiciliare integrata, andando a aumentare le ore. In Europa, per esempio, queste ore sono molto maggiori rispetto alle ore che vengono dedicate in Italia e secondo me bisogna dare più spazio alla medicina territoriale. Con la pandemia più abusi su anziani, 1 su 5 vittima di maltrattamenti. L'allarme è della Società Italiana di Geriatria, angherie, abbandono, ma anche truffe finanziarie e maltrattamenti psicologici e fisici avvenuti soprattutto ad opera di familiari o badanti. Durante la pandemia gli anziani sono diventati più fragili di fronte agli abusi perché costretti a passare ancora più tempo con i loro aggressori e con minor possibilità di chiedere aiuto. Così i maltrattamenti sono cresciuti in maniera esponenziale. E questa era la nostra ultima notizia, vi ricordiamo che potete rivedere l'edizione sul sito www.senioritalia.it. Noi vi diamo appuntamento a domani.